Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento con l'Associazione Italia Medievale, un appuntamento che ci ha incuriosito e attirato fin da quando abbiamo scoperto questo libro e il suo autore, perché è un argomento che difficilmente si ritrova nella trattatistica dedicata al Medioevo. Magari si trovano qua e là, però raccolti in una dimensione come questa, il rapporto tra uomo e animale, in particolare tra cani e uomini, che è il titolo del libro che presentiamo oggi, grazie alla presenza di Marco Jungfrieder, credo che sia unico nel suo genere, perlomeno. Io ho fatto un po' di ricerche, ma non ho trovato nient'altro che affrontasse in maniera specifica questo tipo di argomento. Ed è un argomento particolarmente interessante, sia perché l'animale ha nel Medioevo enormi valenze simboliche, no? E quindi non c'è soltanto la fisicità della bestia, ma la sua realtà simbolica presente dappertutto, presente nei manoscritti, presente nelle sculture, presente nelle pitture. Siamo abituati persino nel Tetramorfo a vedere gli evangelisti rappresentati in forma animale, quindi come voi capite facilmente ci tenevamo in modo particolare a poter presentare questo libro, e dobbiamo essere molto grati a Marco Jungfrieder, che è dottore di ricerca in storia medievale, lavora all'Archivio Vaticani, e darei subito la parola all'autore, ringraziandolo ancora tantissimo di essere intervenuto, di aver accettato il nostro invito. Ringrazio anche voi di essere qui, visto che c'è un lungo ponte davanti a noi, quindi eravamo un po' preoccupati che la maggior parte delle persone se ne fossero andate in cerca di migliori, invece sono contento di vedervi a questa presentazione. Buon ascolto a tutti, e come sempre alla fine potete acquistare il libro, che è qui a disposizione di chiunque fosse interessato, e potete soprattutto fare le domande che volete al nostro ospite. Grazie ancora e buon ascolto. Grazie Maurizio, e ringrazio chiaramente l'Associazione Italia Medievale, associazione culturale che vedo fare veramente tante cose straordinarie per il Medioevo e anche per la cultura italiana, e quindi grazie, e grazie all'Urban Center che ci ospita questa sera per la presentazione di questo libro, Cani e Uomini, una relazione nella letteratura italiana del Medioevo. E devo dire, questo è un libro che nasce da un grande amore nei confronti del Medioevo, chiaramente, ma soprattutto da un grande amore nei confronti degli animali, dei cani in particolare. Devo dire che è un libro quindi che nasce da una forte passione, e in quanto passione quindi è una cosa molto seria, secondo me. Tra le diverse cose che faccio ci sono cerco di fare cose diverse, insomma. Faccio delle cose molto serie e allo stesso tempo cerco di fare delle cose che mi possano incuriosire e divertire. E allo stesso tempo cerco di fare chiaramente in modo serio le cose divertenti. E fra queste cose c'è il mio desiderio di divulgare quello che è il risultato delle mie ricerche storiche, e con delle uscite a carattere divulgativo. Oltre ad aver scritto il libro di cui parliamo stasera, scrivo quindi diverse riviste di storia medievale, tra cui la rivista San Francesco Patrono d'Italia, dove spesso mi si richiede di parlare di temi disparati che riguardano il francescanesimo, ma spesso e volentieri mi si chiede di parlare del rapporto tra Francesco d'Assisi con il mondo degli animali non umani, quindi appunto quelli che noi chiamiamo genericamente animali. E proprio del rapporto tra uomo e animale non umano, di questo tema insomma mi occupo da diversi anni, nello specifico dagli anni universitari, quando ho dottorato di ricerca in storia medievale, appunto ho iniziato a analizzare alcuni testi giuridici dei primi secoli del Medioevo, in cui
ho analizzato, ho riscontrato la prima forma di tutela animale della storia europea. E devo dire che ho trovato anche diverse tipologie canine, per esempio menzionate per la prima volta nella storia, e alcune di queste tipologie di canine in pratica hanno poi formato quelle che oggi noi conosciamo. Infatti sono iniziate diverse collaborazioni anche con degli altri zoologi, proprio per studiare, insomma, quelle che non potremmo definire razze, ma più che altro tipologie canine, che andavano di moda nell'Alto Medioevo, nello specifico. E dicevo, quindi, la volontà di divulgare quello che è il frutto delle mie ricerche è un desiderio che ho da sempre, e portandomi quindi a scrivere anche per un pubblico di non specialisti. E soprattutto il parlare di animali mi ha portato a scrivere diversi articoli. Perché dico questo? Perché spesso il divulgare, lo scrivere degli articoli che possono arrivare a tutti fondamentalmente, ti porta a fare un esercizio, secondo me, veramente salutare, e cioè quello di semplificare i concetti, semplificare le idee attorno a un argomento, che può essere per esempio rispetto a un film che ho visto, rispetto a un personaggio storico, rispetto a animali, rispetto a vari temi, insomma. E attorno a questo cercare di fare un discorso il più interessante possibile per chi legge, e quasi come se fosse una sorta di dialogo che si fa a tavola tra amici, cercando quindi di suscitare più interesse possibile. Come dicevo, quindi tutto ciò mi ha portato a capire, a comprendere la serietà che c'è dietro la sinteticità e anche il divertimento a volte che c'è dietro questo esercizio. E questo libro, Cani e Uomini, nasce fondamentalmente seguendo questa filosofia. Cercare quindi di esprimere in poco spazio, sono infatti per lo più 100 pagine, quello che è il punto di vista dell'uomo medievale sul suo rapporto con il mondo non umano, quindi con quegli animali non umani. Il libro cerca di comunicare una cosa fondamentale, che, cioè che quando parliamo di cani, di Medioevo, di letteratura italiana, questi tre elementi si fondano in qualcosa di unico, secondo me chiaramente. E perché? Perché parlare di cani significa parlare di uomini, perché parlare dei cani e di uomini significa parlare di animali, cioè della stessa cosa, di essere dotati di un'anima, perché questo significa la parola animale, essere dotato di un'anima. Quindi noi abbiamo, in quanto umani, moltissime cose in comune con l'animale non umano, e la letteratura italiana del Medioevo ce lo racconta. Binomio, fondamentalmente, noi possiamo capire non solo lo sviluppo della zoantropologia nella storia, ma possiamo anche comprendere attraverso di esso la società, l'economia, la politica, la guerra, l'amore, gli errori e le cose belle che hanno fatto parte, che fanno parte del nostro passato. E quindi, attraverso questo rapporto, vedrete leggendo il libro, è possibile arrivare a conoscere le radici anche della nostra cultura italiana. E per nostra cultura nel libro intendo quella italiana, cioè o meglio la nostra identità rappresentata dalla lingua italiana del tempo. Il libro quindi affronta attraverso scrittori e poeti del Medioevo italiano la relazione tra uomo e cane nell'ideologia, nella religione, il modo in cui uomini e animali il modo in cui usavano relazionarsi, insomma il modo in cui si rapportavano tra loro e il modo in cui uomo e animale non umano si rapportava al mondo circostante, alla vita quotidiana fondamentalmente. Spesso vedrete che nel mondo medievale, insomma, non è facile capire chi siano i cani e chi siano gli uomini, no? Perché il mondo medievale è un mondo fantastico in cui la concezione comune pensava spesso ai cani come agli uomini, se non come a dei santi. Si pensi per esempio al culto per un santo come San Cristoforo Cinocefalo, il cosiddetto santo della testa di cane, no? Un culto cristiano, o verso un santo sempre cristiano come San Ginefort, il cosiddetto santo levriero, o si pensa al ruolo simbolico dei difensori della Chiesa che ebbero i domenicani, i cosiddetti dominicanes, quindi i mastini del Signore, no? Letteralmente questo è il significato. Ma la concezione del cane nel Medioevo
è spesso controversa e contraddittoria, e cade di nuovo può essere anche una vera un'accusa spregevole usata da religioni diverse nel accusarsi tra loro di infedeltà. E verrebbe da dire il contrario, quindi quella che è la visione che noi conosciamo, l'immagine che noi conosciamo del cane, quella cioè di animale fedele a tutti i costi. E invece l'argomento che riguarda la fedeltà del cane è molto presente nella letteratura italiana delle due. Negli anni di studio mi sono reso conto di una cosa, ma anche analizzando la quotidianità, cioè che il rapporto tra uomo e animale, tra uomo e cane, insomma, riassume, secondo me, tutto quello che sta attorno a noi. Cioè il nostro modo di pensare, il nostro modo di interagire con altri esseri viventi, anche il nostro comportamento. Ma è anche un po' il rapporto tra uomo e animale, umano, è anche qualcosa che produce tutto ciò che sta attorno a noi. Insomma, da intendere come una sorta di laboratorio di idee, un laboratorio che nel Medioevo soprattutto ha prodotto allegorie, metafore, simboli, che sono diventati parte fondamentale della letteratura italiana. Comunque che il rapporto tra uomo e cane sia un argomento imprescindibile nel presente quanto nel passato, è una costante in questo libro. Dunque osservare quello che la letteratura, la nostra letteratura italiana, ci racconta sul rapporto tra uomo e cane è anche un modo per riflettere su come l'uomo di oggi deve interagire nei confronti dell'animale non umano, per evitare, per esempio, forme di sfruttamento o violenza motivata nei confronti dell'animale. E questo capita oggi come capitava nel Medioevo, anche se attraverso manifestazioni diverse che analizzo nel libro. Si fa di bene la caccia, così come viene intesa nel Medioevo, infatti aveva tutt'altri connotati rispetto a oggi. Cioè, imparare a cacciare è un momento fondamentale della vita di corte e per la società del tempo, soprattutto per quella comunale, era un elemento fondamentale dell'educazione. E quella che oggi molti ritengono inutile mattanza, allora era un vero e proprio status symbol, cui era messa tutta una serie di codici comportamentali. Era fondamentalmente l'etichetta, l'identità di classe del tempo. Quindi, o che fossero guelfi o ghibellini, la caccia era. Andare a caccia con un cane era come fino adesso avere una macchina blu. E dico quindi che a questo punto il rapporto tra uomo e cane per me diviene simbolico di tutto quello che sto dicendo. Cioè, fondamentalmente, se ci pensiamo, il rapporto tra uomo e cane non è mai stato fisso, statico nel tempo, ma si è modificato di continuo, no? Da circa 20.000 anni, se non più. E questo è un dato storico ineludibile, no? Come è ovvio pensare che questo rapporto si modificherà nel tempo. La letteratura italiana del Medioevo offre dunque uno spaccato di un momento di questa evoluzione, che corrisponde a una fotografia dell'identità italiana del Medioevo, del 200, del 300 e del 400 italiano. Vi faccio ora vedere alcune immagini proprio per farvi vedere qualcosa di suggestivo. E provo a farlo partire. Perché ho preso queste immagini? Le immagini che vedremo sono soprattutto d'ambito sacro, parlano soprattutto di natività, ma ho volutamente scelto queste immagini perché ci raccontano tanto. Cioè, oltre alla scena che qui vediamo, che chiaramente possiamo riconoscere, quella della natività di Gesù, in basso a destra vedete Santa Brigida di Svezia che assiste fondamentalmente alla natività. Ma noterete un particolare che è rimasto indietro in alto a destra. Vediamo che ci sono dei pastori che stanno dormendo e fondamentalmente uno di loro viene svegliato dagli angeli, no? Che lo sveglia, lo resta per dire guarda che qui sta succedendo qualcosa di particolare, sta nascendo qualcuno di importante. E accanto a lui c'è un cane che dorme. Cane bianco. È un particolare che potrebbe sembrare così, no? Quasi non si. Sarebbe difficile coglierlo probabilmente andando a visitare scrutando quest'opera, anche perché è abbastanza piccolina. Però ci vuol dire qualcosa di importante, cioè in questo momento il mondo animale, e soprattutto grazie a Giotto, inizia a riappacificarsi con la rappresentazione figurale, con la simbologia,
perché voi dovete pensare, questo ce lo dice anche la letteratura italiana, che per molto tempo la raffigurazione simbolica del mondo degli animali è stata molto legata ad, una, ad un retaggio negativo, ancestrale, biblico, in cui molti animali, tra cui il cane, soprattutto il cane, vivono associati a qualcosa di sudicio, al peccato. Voi pensate che nella Bibbia il cane viene menzionato più di 40 volte, quasi sempre con un'accezione negativa, e spesso ricorre alla formula il cane torna a mangiare il suo vomito, così come l'uomo torna a peccare. Questa è un'altra rappresentazione, siamo Bartolo di Fredi, e l'annuncio a Gioacchino, cioè il papà di Maria, a un certo punto riceve la visitazione di un angelo, appunto, che gli dice guarda, sai per avere una figlia che si chiamerà Maria. E il punto Vangelo di Giacomo ci racconta che Gioacchino in quel momento era assistito dal suo cane. Cosa vuol dire? Io proteggo questa scena, tutto ciò che sta accadendo. Ed ecco quindi la fedeltà del cane a livello figurativo che inizia ad essere rappresentata. Un'altra scena di Natività, sempre Bartolo di Fredi. Guardate quanto è bella la presenza del cane, che quasi non ha orante, possiamo dire, assieme ai pastori, si inginocchia cercando di capire che cosa sta accadendo. Andiamo avanti coi secoli, è Mariotto di Nardo che dipinge questa Natività, e guardate questo mastino, fondamentalmente, no? Assume ancora di più le fattezze di un vero e proprio molosso. Questa invece è molto simpatica come rappresentazione. È il Sano di Pietro che rappresenta la processione, fondamentalmente, di centri storti che si avvicinano alla tomba del santo, no? E se notate c'è un particolare che può sfuggire. Il cieco, in questo caso non vedente, viene accompagnato proprio verso la tomba da qualcosa, da qualcuno, che è proprio un cagnolino. Scuola Marchigiana, un'altra scena di Natività, e in un piccolissimo particolare, in fondo a sinistra, vediamo che c'è un cagnolino che sta ascoltando un pastore che suona la zampogna. Cioè, adesso siamo veramente liberi, no? Liberi da un simbolismo troppo legato ad una forma, troppo legato a un concetto biblico. Urbani ci racconta la venuta dei Magi ed è presente un guerriero, oltre ad altri animali, è presente un guerriero, proprio al centro dell'opera. Ed è colpetto rivolto verso, quasi a proteggere la scena. Guardate la nascita del Cristo, è quasi in posizione difensiva, protegge ciò che sta accadendo, e ha lo sguardo rivolto verso il bacio dei piedi del Signore. Antonio Vivarini rappresentano una serie di santi, tra cui quello che avrete chiaramente conosciuto in qualche lettura, San Rocco con il suo cane, bellissimo cane. E chiudo con questa rappresentazione di Raffaello, che in pochi conoscono, è un'altra venuta dei Magi. Ciò che affascina tantissimo la rappresentazione di questo guerriero, è veramente elegante. E questa è una parte di una predella che è stata realizzata nel 1506. Grazie.